Se andate a Ravenna, nella Basilica di San Vitale, trovate dei meravigliosi mosaici molto famosi. Rappresentano l'imperatore Giustiniano e sua moglie, l'imperatrice Teodora, tutti e due con il loro seguito. Ebbene, di solito nella storia i matrimoni, soprattutto quelli tra famiglie importanti, ricche o addirittura, come in questo caso, famiglie regnanti, sono dettati da motivi politici, non certo sentimentali. Ma Teodoro e Giustiniano, invece, loro si amavano davvero. Ma chi sono Giustiniano e Teodora? Cominciamo da Giustiniano. Nasce nel 482, in una famiglia di origini umili, ma poi lo zio, Giustino, fa carriera fino a diventare capo delle guardie personali dell'imperatore romano d'Oriente a Costantinopoli. E perciò chiama Giustiniano proprio a Costantinopoli, che dell'impero romano d'Oriente naturalmente è la capitale. Per motivi che adesso non abbiamo tempo di raccontare, Giustino riesce addirittura a un certo punto a diventare imperatore e stabilisce che proprio Giustiniano sarà il suo erede. Solo che Giustiniano si innamora della donna sbagliata. Teodora è molto intelligente ed è bellissima. E allora perché è la donna sbagliata? Perché è di origini umilissime. Il padre di Teodora era il guardiano degli orsi che si usavano negli spettacoli del circo e lei da giovane era diventata attrice. Non pensate però a quello che succede nel mondo di oggi. Nel mondo antico quella dell'attore era una professione considerata poco onorevole. E peggio ancora per una donna, visto che Teodora recitava negli spettacoli di mimo, che spesso però in realtà erano spettacoli di nudo, pornografia in pratica. Sentite cosa racconta lo storico dell'epoca Procopio di Cesarea a proposito degli spettacoli di Teodora. Si scopriva tanto da mostrare agli spettatori tutto ciò che davanti e dietro la decenza vieta che sia mostrato agli uomini. Ad un certo punto, durante un periodo trascorso ad Alessandria d'Egitto, Teodora diventa molto religiosa. Ma questo all'imperatore Giustino non basta. Non vuole che Giustiniano, il suo erede, faccia diventare imperatrice una ex spogliarellista. Ma Giustiniano non rinuncia alla donna di cui è innamorato, tra l'altro ricambiato, e così la fa diventare imperatrice. E fa sicuramente un'ottima scelta, perché Teodora è un punto di riferimento importantissimo per Giustiniano in più momenti della sua vita da imperatore, ad esempio quando scoppia la rivolta di Nika. Per parlare della rivolta di Nika, bisogna sapere che una delle passioni più grandi a Costantinopoli, come un po' era sempre stato in tutto il mondo romano, erano le corse del circo, con i carri trainati dai cavalli e guidati dagli aurighi. C'erano diverse squadre identificate da un colore, ma le più amate erano i blu e i verdi. Le tifoserie dei verdi e dei blu erano però più somiglianti ad associazioni mafiose in realtà che a gruppi di fan sportivi. Gestivano infatti molti degli affari illegali a Costantinopoli ed erano nemiche tra loro, così spesso avvenivano scontri violenti. Nel 532, Giustiniano è imperatore da 5 anni ormai, a causa della condanna dei capi di alcuni di questi, chiamiamoli così, tifosi, scoppia una rivolta contro Giustiniano. Verdi e blu si alleano e usano come grido di battaglia Nika, che significa vinci. Giustiniano è impaurito, tutta Costantinopoli è in rivolta contro di lui, vuole scappare, ma Teodora convince il marito a restare e a reagire. Gli dice che preferisce morire piuttosto che scappare e non essere più imperatrice. Alla fine Giustiniano risolve la situazione ordinando all'esercito, che è comandato da un generale a lui fedelissimo, Belisario, di massacrare i verdi e i blu in rivolta dentro l'ippodromo. E così fa Belisario, fa entrare i soldati nell'ippodromo ed è una strage. La rivolta così è domata, ma 30.000 degli abitanti di Costantinopoli sono stati uccisi per ordine dell'imperatore. E il centro della capitale dell'impero è praticamente distrutto. Giustiniano così ora ha un altro problema: come ottenere di nuovo il consenso della popolazione della sua capitale? Ci riuscirà conquistando il regno dei Vandali in Africa, grazie al solito Belisario.
E da lì, dopo questa conquista, che è anche abbastanza rapida e facile, Giustiniano ideerà un progetto ancora più ambizioso: riconquistare l'Italia agli Ostrogoti e riportare l'impero anche in Occidente. E a chi affiderà la missione? Ovviamente a Belisario. La guerra greco-gotica, così viene chiamata dagli storici, dura quasi 20 anni, dal 535 al 553. L'Italia alla fine sarà riconquistata, tornando nelle mani dell'impero, che con Giustiniano si espande moltissimo. Insomma, sembra proprio un successo. Ma l'Italia, che nel 553 torna a far parte dell'impero romano, è una terra impoverita e spopolata. Oltre alla guerra, altre calamità che non dipendono dagli uomini si abbattono sull'Italia e su tutta l'Europa e l'area del Mediterraneo in questo periodo. Così uno scrittore dell'epoca, Cassiodoro, descrive quello che succede. Il sole sembra aver perso la capacità di splendere e ha assunto un colore bluastro. I corpi non lasciano ombre sul terreno, la luce solare un tempo potente riesce a scaldare solo debolmente la pelle e tutto scorre come in un'interminabile eclissi lunga un intero anno. In estate è mancato il caldo, i raccolti sono stati gelati dai venti del nord e la pioggia non vuol più cadere dal cielo. Gli scienziati hanno scoperto, nei ghiacci dell'Antartide, depositi di sostanze chimiche che indicano come, tra il 532 e il 536, avvenne una grande eruzione vulcanica, per alcuni è avvenuta in Islanda, per altri in Indonesia. Le ceneri vulcaniche si diffusero nell'atmosfera e schermarono i raggi del sole, provocando una piccola era glaciale. I raccolti andarono persi e ci fu una terribile carestia. Ma le disgrazie non erano ancora finite. Per la prima volta, infatti, nel 541, compare nell'area del Mediterraneo una terribile malattia, la peste bubbonica, provocata da un batterio che si chiama Yersinia pestis. Gli antichi chiamavano con il generico nome di peste ogni epidemia, come ad esempio la peste antonina del secondo secolo d.C., che però probabilmente era vaiolo. Ma in questo caso, nel 541, è proprio la peste bubbonica e fa danni terribili. Si calcola che abbia ucciso tra un quarto e un terzo della popolazione dell'area del Mediterraneo. Immaginatevi il suo impatto sull'Italia, che già era in crisi per colpa della carestia e della guerra. Per alcuni la peste di Giustiniano, è così identificata dagli storici, rappresenta il vero momento di passaggio tra l'antichità e il Medioevo. La peste colpirà più volte, fino al 750 circa, a intervalli abbastanza regolari di 20 anni circa l'uno dall'altro, e poi scomparirà quasi improvvisamente come era arrivata, e la sua scomparsa permetterà alla popolazione europea di riprendere a crescere. Ma la scomparsa della peste non sarà definitiva. Yersinia pestis tornerà. Quando Giustiniano muore nel 565, l'Italia, abbiamo detto, è impoverita e ha circa la metà soltanto della popolazione che aveva prima della guerra con cui l'impero l'ha riconquistata. Così, quando un popolo che arriva dalla Pannonia, che corrisponde all'Ungheria di oggi, decide di migrare in Italia, la trova praticamente indifesa e la conquista facilmente. L'anno è il 568 o forse il 569, non siamo così sicuri in realtà. Il popolo sono i Longobardi. In effetti si tratta di un miscuglio di popolazioni e tribù diverse e li guida un re, Alboino, un capo potente che ha dimostrato il suo valore sconfiggendo i Gepidi. Ha ucciso il loro re, Cunimondo, e ha sposato sua figlia, Rosamunda, inglobando i Gepidi all'interno del popolo dei Longobardi. Alboino conquista facilmente tutto il nord Italia, praticamente lasciato indifeso dall'impero. Ma non ha il tempo di godersi la vittoria, perché pochi anni dopo, nel 572, muore. La sua morte è una storia incredibile, sempre che sia vera la versione che ci viene raccontata, ad esempio, da Paolo Diacono, un monaco che, due secoli dopo, scrive una storia dei Longobardi. Allora, Paolo Diacono ci racconta che Alboino aveva ricavato una coppa per bere
dal teschio di Cunimondo, il re, quello che lui aveva sconfitto, il re dei Gepidi. Fin qui nulla di così strano, era un'usanza tipica delle popolazioni germaniche. Bere dal cranio del guerriero che avevi ucciso significava prendere la sua forza. Una sera però, al termine di un banchetto, Alboino costringe Rosmunda a bere dal teschio del padre. Sentite come Paolo Diacono non racconta la scena e quello che succede dopo. A Rosmunda nacque in cuore un dolore profondo che non riusciva a placare e si infiammò del desiderio di uccidere il marito per vendicare la morte del padre. E con il Miki, che era uno scudiero del re, preparò un piano per sopprimere il re. Ecco, il Miki convince Rosmunda a inserire nel complotto anche un uomo di particolare forza, Peredeo, e riescono con l'inganno a coinvolgere anche Peredeo nel loro complotto. Tra l'altro Paolo Diacono ci tiene a precisare che la storia della coppa è vera anche perché lui l'ha vista, ha visto questa coppa tenuta in mano da un successivo re longobardo. Ma torniamo alla nostra storia e torniamo a quello che dice Paolo Diacono. Allora Rosmunda, quando di pomeriggio Alboino si fu assopito, dando ordine che nel palazzo si facesse un grande silenzio, sottratta ogni altra arma, legò saldamente la sua spada, quella di Alboino intende, a capo del letto perché non si potesse né prendere né estrarre dal fodero. E secondo il piano di Elmichi introdusse, più feroce di ogni belva, Peredeo, l'uccisore. Alboino, destatosi all'improvviso dal sonno, intuita la sventura che incombeva, stese rapido la mano alla spada, non riuscendo a estrarla perché era legata troppo saldamente, afferrò uno sgabello e si difese per qualche tempo con esso. Ma quel guerriero così valoroso, di un'audacia estrema, nulla potendo contro il suo nemico, fu ucciso come uno incapace di portare armi. E così finì Alboino, il grande re che aveva portato i Longobardi in Italia settentrionale. Non sappiamo in realtà se questa storia sia proprio vera. Potrebbe però essere andata così. Una cosa sembra essere abbastanza chiara. Dietro il complotto di Rosmunda e del Miki c'era probabilmente l'esarca di Ravenna, cioè il rappresentante dell'impero romano d'Oriente in Italia. Infatti Rosmunda si rifugierà proprio a Ravenna dopo aver tentato invano di far scegliere il Miki come nuovo re dei Longobardi, e a Ravenna a quanto pare i due morirono. Dopo Alboino regna Clefi, ma per poco, e finisce pure lui ucciso. Poi passano diversi anni prima che i duchi, cioè i capi delle varie tribù dei Longobardi, nominino un altro re. Lo fanno perché l'impero romano d'Oriente sembra finalmente proprio intenzionato a riconquistare le parti d'Italia occupate dai Longobardi. E allora serve un capo unico per combattere contro l'impero. I duchi scelgono Autari. Siamo nel 584. Autari, con lo scopo di stringere un'alleanza con i Bavari, una popolazione che viveva in quello che oggi è il sud della Germania e che da loro prende proprio il nome di Baviera, chiede in moglie appunto la principessa dei Bavari, Teodolinda. E qui Paolo Diacono ci riporta una storia così romantica che non posso non raccontarla usando le parole proprio di Paolo. Il re Flavio Autari inviò ambasciatori dai Bavari per chiedere in sposa la figlia del loro re Garibaldo. Egli li accolse benignamente e promise che avrebbe dato ad Autari sua figlia Teodolinda. Quando al loro ritorno gli ambasciatori ebbero riferito ciò ad Autari, questi, desideroso di vedere coi suoi occhi la fanciulla promessagli, presi con sé pochi Longobardi, ma svelti e decisi, e come capo un solo anziano a lui fedelissimo, partì senza indugio per la Baviera. Ammessi alla presenza del re, Autari, che non era conosciuto da nessuno di quel popolo, facendosi ancor più vicino a re Garibaldo, disse: «Autari, mio signore re, mi ha inviato qui proprio perché io veda vostra figlia, sua sposa, e che sarà la nostra regina, in modo da essere in grado di riferire a mio signore quale sia il suo aspetto». Avete capito che sta succedendo? Autari si è finto un normale membro dell'ambasciata dei Longobardi presso re Garibaldo perché vuole vedere di nascosto, senza rivelarsi, la sua futura sposa. Torniamo a Paolo Diacono. Udendo ciò, il re fece venire la figlia e Autari, osservatala con segreto compiacimento, di delicata bellezza quale lei era e assai piacendogli in tutto, disse al re: «Poiché vediamo che l'aspetto di vostra figlia è tale che ben a ragione possiamo desiderarla come nostra regina,
se piace alla vostra potestà, avremmo gran desiderio di ricevere dalla sua mano una tazza di vino, come in avvenire dovrà fare per noi. Il re consentì che ciò fosse fatto. Ella, cioè Teodolinda, prese una tazza, la offerse prima a quello che appariva più anziano, e poi la porse ad Autari senza sapere che era il suo sposo, ed egli, dopo aver bevuto, nel renderle la tazza, le toccò col dito la mano, senza che nessuno se ne accorgesse, e poi si passò la mano dalla fronte sul naso e sul volto. Soffusa di rossore, ella raccontò questo alla sua nutrice, e la nutrice, «Se costui non fosse il re e il tuo sposo», le disse, «non avrebbe osato toccarti. Ma stiamo zitte per il momento, che non lo sappia tuo padre. Di sicuro è persona degna di avere un regno e di unirsi a te in matrimonio». E davvero Autari era a quel tempo fiorente d'età giovanile, di figura ben proporzionata, coperto d'una chioma lucente, bellissimo nell'aspetto. E così Autari conosce di nascosto la sua futura sposa, la regina, futura regina Teodolinda. Ma Autari alla fine si rivela, ma soltanto quando ormai, lasciata la reggia di Garibaldo, è arrivato al confine tra il territorio dei Bavari e quello dei Longobardi. Lì a quel punto prende la sua ascia e la infigge in un albero vicino, dicendo che questo colpo è il colpo che è solito fare Autari, e così tutti capiscono che era venuto in realtà il re dei Longobardi. Si sposano in un luogo chiamato Campo di Sardi, vicino Verona. E sentiamo ancora cosa dice Paolo. Lì, tra gli altri duchi longobardi, c'era Agilulfo, duca della città di Torino. In quel luogo, turbatosi il cielo, in un gran fragore di tuoni, la violenza d'un fulmine andò a colpire un legno che si trovava nel recinto della reggia. Tra i suoi Agilulfo aveva allora un servo aruspice, il quale per arte diabolica comprendeva che futuro preannunciassero le percosse dei fulmini. Fermiamoci un attimo, siamo al matrimonio, ci sono tutti i più importanti duchi longobardi, tra cui Agilulfo. E lì scoppia improvvisamente una tempesta. Agilulfo ha un servo, aruspice, cosa vuol dire? Che sa predire il futuro guardando dove e come cadono i fulmini. Paolo Diacono dice che è un'arte diabolica, perché naturalmente è contro la religione cristiana. Vediamo cosa dice l'aruspice ad Agilulfo. Gli dice così, in segreto: «Questa donna, che poco fa è andata sposa al nostro re, fra non molto tempo sarà tua moglie». Udendo ciò, quegli, cioè Agilulfo, minacciò di tagliargli il capo se avesse aggiunto un'altra parola su quell'argomento. E il servo: «Io posso anche essere ucciso, ma il destino non si può mutare. Questa donna è venuta in questa terra proprio perché deve unirsi in matrimonio con te». Una profezia che sembra impossibile, tant'è che Agilulfo minaccia il servo di morte. E in effetti Autari muore poco dopo, nel 590, e forse avvelenato. La regina Teodolinda resta vedova, e secondo il racconto di Paolo Diacono è proprio lei a scegliere il successore del marito morto. E a questo punto chi sceglie? Immagino l'abbiate intuito. Teodolinda sceglie Agilulfo. Il matrimonio si svolge a Lomello, un paese in provincia di Pavia, dove si trova e si può visitare ancora oggi un bellissimo battistero proprio di epoca longobarda. E Paolo naturalmente ci racconta anche questo episodio, e di nuovo ci aggiunge un tocco di romanticismo, chissà se sarà andato proprio come dice Paolo. Comunque così racconta: poiché la regina Teodolinda era assai accetta ai Longobardi, questi le consentirono di conservare la dignità regale, suggerendole di scegliersi come sposo quello che volesse fra i duchi longobardi, tale naturalmente che potesse ben governare il regno. Ella, consigliatasi con i più saggi, scelse Agilulfo, duca di Torino, come sposo per sé e come re per la gente longobarda. Era infatti un uomo valoroso, forte in guerra, tanto di aspetto che di animo adatto al governo del regno. Subito la regina lo fece venire a sé, ed ella stessa andò a incontrarlo presso la fortezza di Lomello. Quando arrivò Agilulfo, la regina, scambiata qualche parola, si fece servire del vino. Dopo aver bevuto per prima, gli porse ciò che restava perché lo bevesse. Egli, presa la coppa, baciò rispettosamente la mano della regina,
ma questa, con un sorriso pieno di rossore, gli disse che non doveva baciarle la mano colui che avrebbe dovuto baciarla sulla bocca. Quindi, fattolo alzare per ricevere il suo bacio, gli svelò ciò che riguardava sia le nozze sia la dignità di re. E così Teodolinda sposa Gilulfo e i due diventano il re e la regina dei Longobardi. Non tutti gli storici sono d'accordo con il racconto di Paolo. Alcuni sostengono che Agilulfo in realtà possa aver costretto la regina a sposarlo per impadronirsi del regno. Di una cosa però siamo certi: Agilulfo fu un grande re per i Longobardi e Teodolinda una grande regina. È stata Teodolinda, tra l'altro, a favorire il passaggio dei Longobardi dall'arianesimo al cattolicesimo, e ciò rese più facile la fusione tra Longobardi e Romani, romani nel senso di abitanti dell'Italia che parlavano latino, che avverrà pienamente nel VII secolo, proprio a partire dall'epoca di Teodolinda. In realtà si tratta di una fusione che sarebbe anche potuta avvenire prima, tra italiani e ostrogoti, prima dell'arrivo dei Longobardi, prima della riconquista dell'impero. Ce lo ricorda un anello che fa parte di una serie di oggetti rinvenuti a Desana, in provincia di Vercelli, dove esisteva una villa romana, villa cioè una grande azienda agricola, appunto con una abitazione elegante che era dei padroni dell'azienda. Gli oggetti del tesoro di Desana oggi sono esposti al Museo di Arte Antica di Torino e sono preziosi, dunque segno che appartenevano a una famiglia ricca e importante. Ci sono gioielli come per esempio fibule, fibule servivano per allacciare vestiti e mantelli, ma anche cucchiai e anche un curioso oggetto che si usava per la pulizia delle orecchie. Ma l'oggetto che preferisco è un anello d'oro, un anello nuziale con incisi i nomi di due sposi, Stephanius e Valatruda. La particolarità incredibile è che Stephanius è un nome romano, Valatruda è un nome goto. Questo anello sta a significare che durante il regno degli Ostrogoti, uno di quei regni che vengono definiti romano-barbarici dagli storici, era iniziata la fusione tra romani e germani, tra romani e goti, che sarà bruscamente interrotta dalla riconquista dell'Italia da parte di Giustiniano. Purtroppo non sappiamo nulla di Stephanius, di Valatruda e del loro destino. Probabilmente nascosero i loro oggetti più preziosi, compreso l'anello, per evitare che venissero razziati proprio durante la guerra greco-gotica voluta da Giustiniano. Di loro ci resta un anello, simbolo di come sarebbe potuta andare la storia di tutta l'Italia e di come non è andata. Grazie per l'ascolto. Ora tornerò a dedicarmi alle puntate per la terza, ma non escludo di riproporre anche un argomento più antico prima della fine dell'anno. Prima o poi ci rivediamo nel Medioevo.